dopo la stagionatura della classica salsiccia, andiamo a conservare. Andiamo a conservare la nostra salsiccia in due metodi diversi, e cioè all'antica, così come lo faceva la nostra nonna, sott'olio, e nel metodo moderno, sottovuoto. Per conservare le salsicce sott'olio, con il metodo della nonna, abbiamo bisogno di un vasetto, olio di oliva e le salsicce. Prendiamo la misura di altezza del nostro barattolo di vetro. Tagliamo. Mettiamo i pezzi di salsiccia in barattolo, facendo attenzione di metterli tutti in verticale. E fare attenzione che la carne deve rimanere sotto il bordo dell'orlo. Aggiungiamo l'olio di oliva fino a ricoprire completamente la salsiccia. Chiudiamo ed andiamo a riporre in un luogo fresco e buio. In questo modo si può mantenere fino a un anno. Adesso andiamo a mettere la nostra salsiccia conservata in sottovuoto. Mi sono procurata una macchina che riesce a tirare l'aria da dentro le buste. Ed andiamo a conservare. Per prima cosa prendiamo la misura di lunghezza delle salsicce. Andiamo a tagliare. Andiamo a sigillare una delle due estremità. Inseriamo la salsiccia . Chiudiamo la macchina ed andiamo ad aspirare tutta l'aria, così da conservare il sottovuoto. Guardate. Perfetto, e adesso la macchina stessa sta sigillando. Etichettiamo ed andiamo a conservare in un luogo fresco e buio. Ed ecco le nostre conserve di carne in salsiccia, sott'olio e sottovuoto. Semplice, no? Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale.